Conciliare accessibilità alle cure e sostenibilità è la sfida che la sanità italiana si trova a fronteggiare oggi, con criticità legate all'organizzazione dei modelli assistenziali e innovazioni diagnostico-terapeutiche che offrono nuove e straordinarie opportunità di cura. E per capire quali siano oggi i modelli più innovativi, in grado di porre il paziente al centro e proporre soluzioni integrate e condivise, all'Università di Milano Bicocca si è svolto il convegno Hub and Spoke, appropriatezza della cura e nuove soluzioni manageriali in sanità, organizzato dal CRIET, il centro di ricerca interuniversitario in economia del territorio, dal quale è emerso come un'ottimizzazione dei percorsi di cura che prevedano un approccio multidisciplinare e una rete di competenze specifiche possa garantire la migliore assistenza ai cittadini. E al contempo essere un modello economico virtuoso e razionale. Oggi in Bicocca abbiamo presentato l'ultima ricerca del CRIET in ambito sanitario e in particolare abbiamo presentato una ricerca sul modello organizzativo Hub and Spoke per l'efficienza delle cure. È stato un momento molto interessante per discutere con tutta una serie di panelist il lavoro della dottoressa Malvestiti, del sottoscritto e della dottoressa Alice Mazzucchelli. Dicevo di discutere un lavoro con una serie di panelist che sono dei primari personaggi nel mondo della sanità lombarda e non solo. In particolare abbiamo affrontato il modello organizzativo Hub and Spoke, le sue condizioni di successo, le sue eventuali criticità. Città, ma soprattutto l'obiettivo è stato quello di far vedere come una evoluzione efficace delle cure in sanità, ovvero il mantenimento del già buon livello esistente in Italia o eventualmente ulteriori progressi sono possibili e saranno sempre più possibili se effettivamente c'è una visione integrata d'insieme, d'impresa, dell'azienda sanitaria, una visione in cui le diverse funzioni contribuiscono tutte a creare valore e migliore livello di servizio al cliente. La digitalizzazione che è intervenuta nella società è un fenomeno che non può essere non considerato all'interno delle strutture sanitarie, è un fenomeno che in qualche modo ha portato sempre di più a favorire il ruolo delle reti, perché se prima le reti erano interpersonali, oggi si possono strutturare con modelli, con sistemi sempre più efficaci. L'obiettivo odierno è stato quindi quello di favorire il dibattito, presentare un dibattito il più possibile articolato su questa forma organizzativa, al fine che possa rappresentare anche una proposta per ulteriori realtà che ancora non la sfruttano appieno. Tra i modelli assistenziali presentati al convegno il progetto GVM Point del gruppo GVM Care and Research, un network di ambulatori e centri di eccellenza che offrono percorsi personalizzati all'interno di un'unica rete sanitaria dedicata alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e all'ascolto. Nell'ambito della presentazione del libro, oggi al CRIET della Bicocca, sugli Hub and Spoke nel mondo della sanità, quello che il libro descrive, dove all'interno di questo libro c'è una nostra case history che riguarda i GVM Point, credo che sia opportuno fare una precisazione soprattutto sul come sono nati e qual è, come dire, il valore e la funzione di questi GVM Point, la rete GVM Point del nostro gruppo. Sono nati da circa 3 anni e mezzo, nascono per una logica non ricercata in assoluto a livello strategico, ma per una continuazione di una filosofia aziendale che è nata con la creazione di questo gruppo. L'imprenditore Ettore Sansavini, in questo caso, che ha creato GVM Care and Resource, quello che una volta era il gruppo Villa Maria, nasce su una logica di rete. E possiamo dire anche di hub and spoke, perché nasce con la creazione di ospedali, ospedali di alta specialità, ai quali in vari territori, noi oggi siamo presenti in 9 regioni italiane, ha affiancato anche dei poliambulatori. Pertanto, ospedale e poliambulatorio, possiamo dire che l'ospedale di alta specialità o comunque l'ospedale classico polispecialistico può essere l'hub e il poliambulatorio classico di città più vicino, più piccolo, è lo spoke più vicino e più fruibile, più accessibile da parte del paziente per quelle che possono essere le cure semplici, i controlli o le attività di prevenzione. La volontà di far crescere la rete dei GVM Point
è nata da ambo le parti successivamente, perché una volta presentata l'idea a diversi attori del mondo della sanità italiana, pertanto vari altri ambulatori in giro per l'Italia, si è creato un interesse comune, noi, che è quello di portare la sanità vicino al paziente, pertanto non far fare spostamenti al paziente se non in casi strettamente necessari. Pertanto abbiamo parlato, come se ne è discusso oggi, dell'appropriatezza delle cure. Sposto il paziente solo quando ce n'è bisogno. Come facciamo? Il controllo lo fa il poliambulatorio col quale noi abbiamo questo accordo di rete? No, sono i nostri medici, i primari, che si spostano verso questi poliambulatori, verso questi GM point, vedono il paziente e decidono con lui se deve essere spostato o meno. Successivamente a un eventuale intervento, ricovero chirurgico, il paziente torna a casa e siamo noi con i nostri medici che andiamo verso i GM point. GVM già oltre 20 anni fa, rispetto a quanto si dice ora, ha creato, se possiamo dire, il paziente al centro. Se si vanno a cercare i documenti storici di questo gruppo, noi troviamo agli inizi degli anni 2000 la parola, la frase, il paziente al centro. Perciò, io non mi stupisco quando oggi qualcuno ne parla, perché l'imprenditore credette in questa cosa diversi anni fa. Su cosa fondò, e parto da un po' più lontano su questo discorso, il suo gruppo? Anche sulla accoglienza del paziente, sulla gestione e sul seguirne il percorso di cura a tutti gli effetti. Perciò oggi un nostro GVM Point è GVM Point non perché ha il marchio, ma perché per avere il marchio deve soddisfare determinati requisiti qualitativi che non sono solo quelli dello standing tecnologico e medico, ma sono anche quelli della gestione del paziente in ingresso e in uscita, pertanto il pre e il post cura, in modo tale che la continuità delle cure, la comunicazione prosegua sia nel momento in cui arriva a un GVM point, sia quando entra per eventuali necessità all'interno di un nostro ospedale, che ritrova quando torna nel GVM point per eventuali controlli. I GVM Point sono nati con la volontà di portare vicino al paziente l'alta specialità, cioè le cure, le tipologie di cure su determinate patologie per le quali si fa mobilità sanitaria. Ci si sposta da sud a nord, ci si è sempre spostato per che cosa? Per il cuore, per la parte neurologica, per tutto ciò che è l'ortopedia complessa, pertanto quelli che sono gli ambiti dell'alta specialità. Noi abbiamo portato coi GVM Point cardiochirurgia e pertanto ambito cardiovascolare, neurochirurgia e ortopedia vicino ai pazienti, vicino alle loro città, ai quali abbiamo aggiunto un'altra cosa importantissima per i quali noi siamo tra i centri più importanti d'Europa, il piede diabetico. Pertanto abbiamo fatto in modo che anche questo tipo di patologia potesse essere portata verso il paziente. Il nostro gruppo nasce da una volontà imprenditoriale, però nasce ed è stato il primo gruppo in Italia che ha fatto un accordo pubblico-privato, cioè siamo stati quelli che, o meglio, l'imprenditore è stato quello che in qualche modo ha creato l'accordo pubblico-privato oggi, pertanto siamo un gruppo privato con diverse strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, perciò noi non siamo i concorrenti del Servizio Sanitario Nazionale, siamo una integrazione per il Servizio Sanitario Nazionale, un'opportunità per il Servizio Sanitario Nazionale e gli stessi pazienti che possono scegliere liberamente se andare all'interno di una delle nostre strutture o servirsi dell'ospedale, chiamiamolo pubblico, ma la tipologia di ingresso è la stessa, banalmente, per essere molto chiari, tramite la ricetta rossa o il ticket. Ovviamente oggi vale anche, ed è molto importante credo ricordarlo soprattutto ai pazienti o clienti, come vogliamo chiamarli, che l'accesso alle cure oltre al Servizio Sanitario Nazionale, oggi in maniera importante c'è da ricordare che si può fare tramite i fondi integrativi sanitari, cioè
quei fondi che sono presenti all'interno di quasi tutti, se non possiamo dire tutti ormai, i contratti nazionali di lavoro. E un utente ci mette poco, controlla la sua busta paga, si rivolge all'ufficio del personale o al patronato e potrà con questo accedere alle cure anche all'interno di tutti i nostri ospedali, a qualsiasi tipo di cura, tramite il suo fondo integrativo, pagando eventualmente o il ticket o la differenza che il fondo richiede.